Bianca Hayes, protagonista di Vite al Limite, ha sconvolto il dottor Nousarraddan. Ecco com'è cambiata dopo la partecipazione al noto format. Vite al Limite è tra i format di maggiore successo in onda su Real Time. Nel corso delle sue tante edizioni ha raccontato storie difficili e molte hanno avuto un lieto fine. Protagonisti persone affette da un'obesità rilevante che si rivolgono alla clinica del dottor Nousarraddan per perdere peso e riconquistare una vita sociale al limite della normalità. Il noto medico è famoso per i suoi metodi rigidi e a volte duri. Consiglia ai pazienti un'alimentazione adeguata e una leggera attività fisica e nei casi estremi, una volta raggiunto il peso idoneo, li sottopone ad intervento chirurgico. Il dottor Nousarraddan è diventato una vera star della TV. Diversi pazienti da lui seguiti sono oggi molto popolari. Nel corso delle varie edizioni di Vite al Limite alcuni protagonisti hanno raggiunto il loro obiettivo e oggi sono delle persone sane che hanno recuperato la loro quotidianità. Continuano a seguire un rigido piano alimentare e a mettere in pratica tutti i consigli ricevuti durante la loro permanenza nella clinica di Houston. Poi ci sono coloro che hanno avuto un vissuto diverso, il cui percorso nel format ha suscitato una particolare curiosità. Fra questi Bianca Hayes, che ha partecipato alla 10ª stagione di Vite al Limite. Bianca è tra i protagonisti del noto format che più hanno suscitato l'interesse del pubblico. La giovane, reduce da un'infanzia non felice, ha dovuto affrontare una serie di drammi che l'hanno portata a rifugiarsi nel cibo. La madre alcolizzata le dava da mangiare per consolarla. Poi le cose migliorarono e il genitore si risposò. Quando era già adulta Bianca ha perso la madre, il patrigno e il padre biologico e questo le ha creato un profondo disagio che ha cercato di colmare con il cibo. La Hayes ha continuato a prendere peso, poi una volta diventata madre ha capito che la sua vita doveva cambiare e ha cercato aiuto nel dottor Nousarraddan. Bianca Hayes. Com'è cambiata e cosa fa oggi? Oggi ex paziente di Vite al Limite, Bianca Hayes ha ritrovato il suo equilibrio emotivo e i suoi post social lo dimostrano. Il suo percorso nella clinica di Houston non è stato facile. Ha vissuto diversi alti e bassi, e in alcuni momenti voleva mollare tutto. Bianca ha perso peso, ha compreso che la sua relazione con il compagno era affetta da alcune lacune. Inoltre ha capito che deve occuparsi di sé e dei suoi figli. La giovane, oggi, ha un profilo social molto attivo, condivide parte della sua quotidianità ma soprattutto ha recuperato la sua vita sociale. Si occupa dei figli, e sa che la strada intrapresa è ancora molto lunga ma è sicuramente quella giusta. Raggiungerà i suoi obiettivi, di questo ne è sicura.